Oggi poltronissima è il Teatro Cardinal Massaia per uno spettacolo fantastico, pieno di emozione e soprattutto di alchimia magica, un grande grido d'amore. Tutto il cast è qui con noi, benvenuti! Che bello, bentornati a Torino. Io partirei subito da Francesco Branchetti, che è regista, anche attore, che ritorna a Torino. Ciao Francesco. Allora, il nostro è uno spettacolo, secondo me, particolare, perché racconta il teatro in tutte le sue in scena, e lo racconta dagli inizi, cioè dalla creazione di uno spettacolo teatrale. Infatti abbiamo dietro non la nostra scena, ma la nostra scena coperta da dei teloni, che sono teloni da pittura, per cui racconta lo spettacolo, anche le varie fasi. Siamo seduti sul nostro tavolino dove si fanno le prove a tavolino. È uno spettacolo che racconta step, veramente, by step tutti i passaggi della costruzione di uno spettacolo teatrale. È uno spettacolo che racconta l'anima degli attori anche nei lati forse un po' più egocentrici e bizzosi, insomma. Sono due aspetta un attimo, loro sono particolari, però diciamo che forse nell'ambiente qualcuno potrà notare delle citazioni, però con grande amore, anche perché poi ci sono anche dei momenti che raccontano la fatica dell'attore, la fatica dell'ingaggio, la paura e il timore di essere a fine carriera o di finire la carriera. Ci sono tante sfumature, ma c'è anche una parte di verità sul fatto che non sono propriamente bravi. Non sono bravi, e noi interpretiamo due attori cani. E neanche troppo intelligenti, diciamo. Per cui, insomma, abbiamo in scena due star deficienti e neanche troppo brave, con un ego gigantesco che mette nelle difficoltà gli altri personaggi del cast, che sono la manager, interpretata da Isabella Giannone, e il regista in scena. Ad interpretare il ruolo del regista abbiamo Simone Lambertini, che è la principale vittima, diciamo, del carattere egomaniaco delle due star di cui parliamo. Lei è la stratega e la manager. Isabella, finalmente ti rivediamo in scena. Sì, eccomi qua. Faccio un agente terribile, terribile, perché mette in scena insieme queste due personalità pazzesche e li fa recitare insieme dopo tanti anni, perché loro avevano avuto anche una storia d'amore, ma ora si odiano, e lei con una serie di stratagemmi riesce a portare in scena lo spettacolo, perché poi accadrà di tutto e la povera Silvestre, che sono io, riuscirà a tenere le fila di tutte le situazioni che si creano fino ad arrivare alla messa in scena dello spettacolo. Questo è molto bello. E Simone invece è regista, in questo caso in scena, diciamolo. Com'è tenere un po' a bada tutta questa compagnia, Simone? Nella mia storia lavorativa, in scena, sì. Sono tra il, diciamo, sto per svoltare, diciamo così, e quindi accetto questa proposta da parte della manager, che in realtà, da suggerimento di Francesco, sì, è la vera regista, perché mette insieme queste tre persone, me compreso, con degli stratagemmi che non vi dico, ovviamente, perché dovete venire a vedere lo spettacolo, sì, che anch'io sono all'oscuro di tutto questo. Quindi non solo ho a che fare con dei pazzi scatenati che non fanno assolutamente nulla di quello che dico io, ma per di più non capisco come fanno a stare insieme. Ok, quindi io all'inizio cerco di essere una sorta di regista impiegato, perché secondo me si fa in un certo modo il teatro. Bravo. E messo alle prese con questi due personaggi fuori di cocomero, tutto quello che ho studiato se ne va a farsi fottere. Ok, quindi io devo tenere insieme la baracca, e diciamo alla fine anch'io griderò per tenerla insieme. E fa molto ridere, poi diciamo, sì, è una parte molto interessante per me, e mi fa divertire, loro sono bravissimi, sì, e, cioè, io lo dico anche sinceramente, facciamo un sacco di errori che ci piace tantissimo. Vedi?
vi piace fare, insomma. Che ci piace fare, insomma, e quindi è molto, molto, molto divertente. Infatti, qua è un grido di gioia, ragazzi, oltre che d'amore, perché vedervi così gioiosi, questi occhi che brillano, questa voglia di giocare, di scherzare, beh, cosa state ancora aspettando? Qui dovete venire, a teatro! Barbara, di nuovo Francesco parla anche sempre del rapporto uomo e donna, perché ci ha abituati in questo, vero Barbie? Sempre, sempre c'è il rapporto uomo e donna. Vabbè, loro sono due che si amano ma non possono stare insieme perché producono un disastro quando stanno insieme. Non è che non è, ci sono persone che si amano e riescono a stare tranquille e serene, e questi due invece non ci riescono affatto, capito? Quindi è la cosa divertente proprio, però si amano profondamente, anche in lontananza si amano. Come questo grido d'amore, noi forse abbiamo bisogno alle volte di gridare l'amore nella quotidianità, perché si sente spesso troppo gridare la violenza, gridare anche il sopruso, gridare situazioni che non ci piacciono. Dovremmo gridare di più amore, vero Barbara? Ma dovremmo gridare di più rispetto, considerazione. Ne stavamo parlando poco fa, guarda, abbiamo perso tanto per strada, c'è un grande bisogno di fare chiarezza, di sentire ancora il sapore di vecchi valori, di vecchie cose che erano buone. Cioè non è che andando avanti ci dobbiamo perdere tutto quello che abbiamo imparato per una vita e quello che abbiamo vissuto. Amore, sì, rispetto, sì. Condivisione, il teatro aiuta tanto questo, vero Francesco? Tu ogni volta riesci a portarci degli spettacoli divertenti, impegnativi, però che hanno un messaggio che arriva al pubblico. Anche perché il teatro è, al contrario di tanti altri mezzi, è l'unico che ha il diritto di replica in diretta. Il pubblico è lì e può starci o non starci. Questo tipo di libertà e di onestà intellettuale deriva proprio da questo. E noi viviamo invece in una società dove la cultura viene veicolata attraverso mezzi che rendono molto difficile il dialogo vero, il dibattito vero, onesto intellettualmente. Per cui, insomma, viva il teatro. Bellissimo. Tanta passione, chi viene a teatro ha voglia di vedere il teatro, questo è indubbio. Io una cosa però la vorrei ancora dire, io ogni volta che incontro tutti loro, ma soprattutto Barbara De Rossi, che era un po' che non vedevamo, è bellissimo vedere la sua energia, i suoi occhi che brillano ogni volta che è qui sul palcoscenico, quando parla con le persone, è autentica. Noi, lo sai, ti vogliamo un bene immenso e vogliamo dirlo a tutti i nostri telespettatori, perché hai una forza che non è comune, Barbara, non perderla mai. Oh, beh, io penso che sono un po' troppo avanti col tempo per perderla. Ormai io credo che quando uno è fatto così, io così sono. No. E siamo felici. È una grande energia. E il teatro è fatica, eh? Non vi pensate che sia qualcosa che arriva così, c'è un lavoro dietro enorme, però il pubblico ripaga, il pubblico che sta lì e che viene, ed è una scelta, questo non è un telecomando, è una scelta precisa. C'è qualcuno che esce da casa propria, prende una macchina, viene a piedi, va da un'altra parte e va a teatro, paga un biglietto e viene a teatro, e questo per noi è importantissimo, perché è una gratificazione immensa. Grazie, lo aspettiamo tutti, il giro è immenso. Grazie. Saremo adesso, scendiamo giù nella provincia di Lecce, poi ci sarà Limbiate, poi ci sarà Osoppo, poi ci sarà Firenze, ecco, stiamo girando. Veramente, veramente su e giù per l'Italia. Domani andiamo a Lecce e tra 3 giorni siamo in Friuli, a Limbiate in Friuli. Bellissimo tutto questo, noi vi ringraziamo, un grande grido d'amore ma un grande grido di gioia, vi vogliamo bene, grazie.